Paola Giuliani, allora, c'è un filo, come dire, molto importante che lega Foggia, la realtà di Foggia, la Sicilia, che è quello di Musumeci, che nel suo caso, insomma, ha un valore anche affettivo. Sì, è il filo del cuore, quello che lega Foggia, San Severo e la Sicilia. Annello, neoeletto presidente della regione, io lo dico, mi commuovo moltissimo, mi emoziono moltissimo perché ieri mi sono sentita molto siciliana, molto orgogliosa del mio presidente, di quello che so sarà il presidente di tutta la Sicilia, perché se c'è una cosa che Nello ha sempre detto, e dopo averla detta ha fatto seguire alle parole i fatti, è che davvero amministrare è un atto di servizio, è un atto d'amore. Io sono convinta che lui sarà un grandissimo presidente perché avrà a cuore la Sicilia, i siciliani tutti. Ieri nel suo bellissimo, commosso e commovente messaggio di ringraziamento, dedicando la vittoria ai figli, l'ha dedicata ai figli di tutti i siciliani onesti che devono tornare a sperare, a sognare in un futuro migliore. Le parole pronunciate da Nello, non ne faccio mistero, ieri più che mai mi hanno fatto tornare in mente un altro uomo che chiudeva i suoi comizi e i suoi ringraziamenti così, che è mio papà, che non c'è più, che era molto legato a Nello Musumeci perché hanno una storia importante e comune, che è una storia di battaglie condivise, che è una storia di ideali, che è una storia di amore per la politica, quella con la P maiuscola, che è una storia di rispetto per gli uomini, al di là delle cariche, al di là dell'appartenenza, al di là dei colori. È una storia bellissima quella che questi uomini sanno raccontare, che davvero ha poco a che fare con tessere o altro. È la storia di grandi uomini che sanno parlare innanzitutto al cuore degli uomini. È la storia di uomini che si sono sacrificati per difendere un'idea, per portare avanti delle battaglie, che sono soprattutto battaglie di civiltà. È vero, la vittoria, Sant'Antonio, la vittoria ha sempre molti padri. In questo caso sento di dire che va bene così, che abbia tanti padri. È una bella storia che ricompatta un mondo attorno a Nello Musumeci, c'è un mondo di centrodestra che torna a parlarsi, che torna a stare insieme, che torna a credere nel valore delle idee, però ancora prima che nel valore delle idee, che torna a credere nel valore di un uomo al quale io sono molto legata, che ho spesso chiamato in passato e non solo maestro, perché tale io lo considero. Io non dimentico che Nello Musumeci nel maggio 2014, inventando un tempo che non aveva, perché di fatto non aveva, decise di annullare tutti i suoi impegni, i suoi appuntamenti per venire qui a trascorrere due giorni tra San Severo e Foggia. Venne qui in sostegno di Franco Landella con grande entusiasmo, ma non arrivò il consigliere regionale, non ho il vice segretario nazionale della destra di Francesco Storace, che devo dire sta vivendo attimi di gioia intensa, perché anche lì entra in campo l'amicizia di due uomini che si vogliono bene e che si sono sostenuti a vicenda. Venne l'amico a sostegno di amici a portare un messaggio che poco ha a che fare col messaggio contingente rispetto alla battaglia del momento. Ecco, chiudiamo con una confidenza. Lei è cresciuta forse anche da ragazzina fra suo papà in questo laboratorio di idee, fra suo papà e Musumeci. Un particolare che ricorda soprattutto? Ma un bellissimo momento fu l'arrivo di Nello Musumeci con Armando Stefanetti, con questo gruppo di giovani della destra, le politiche del 2013, una cena bellissima subito dopo questo incontro. E poi, se dovessi dirle un particolare, volle fare una volta, credo fosse ottobre 2014, Nello era già stato colpito da un lutto importante, la perdita del primo figlio Giuseppe. Volle fare con me e con papà
un giro al cimitero di San Severo, perché diceva che lui si sentiva in pace con se stesso. Volle fare questa lunga passeggiata e poi volle andare a San Giovanni Rotondo sulla tomba di Padre Pio. È un grande uomo, sono certa che la Sicilia avrà davvero di che gioire, di che tornare a sperare. Un grande anello musumeci per una grande regione.